Siamo con la sindaca di Carinola. Innanzitutto complimenti per i restauri fatti. Grazie, grazie. Sono stati dei begli interventi su tutti quanti i monumenti del comune di Carinola negli anni, con le varie amministrazioni si sono impegnati e quindi hanno riportato in luce quelli che sono i gioielli del nostro territorio. Oggi è San Giuseppe e doveroso farle gli auguri. Grazie, grazie. Il successo di avere il FAI qua è stato un motivo di grande orgoglio, essere stati scelti dal FAI per queste giornate di primavera. Finalmente Carinola ha avuto il riconoscimento a livello nazionale per quanto di bellezze storiche, artistiche e culturali ci sono nel nostro territorio. Quante persone conoscono veramente Carinola? Purtroppo ancora poche. Si spera e ne sono sicura che queste giornate del FAI saranno il giro di boa per far sì che un numero sempre maggiore di persone conoscano la nostra Carinola. Oggi Carinola vive un momento meraviglioso. L'incontro col FAI vuol dire far conoscere le proprie bellezze al mondo. Sì, sì, sicuramente per Carinola è una grande occasione. E grazie alle giornate di primavera del FAI Carinola potrà essere visitata da tanti turisti che potranno ammirare le nostre bellezze paesaggistiche, i monumenti, conoscere anche le nostre tradizioni che poi rappresentano il nostro patrimonio culturale, ci identificano, quindi gli usi, i costumi e il patrimonio materiale rappresenta la nostra identità culturale, quindi è una grande occasione. Noi stiamo lavorando da tanto, tutta l'amministrazione, per promuovere e valorizzare tutto il territorio di Carinola. E sono tante le attività che abbiamo posto in essere, e sia con le associazioni, con la Proloco, abbiamo fatto un'edizione di Monumenti Aperti, e con le scuole, per un progetto sempre per la conoscenza dei monumenti del nostro territorio. E oggi è una grande occasione col FAI, perché Carinola sarà una cartolina che potrà essere sia visitata che vista a livello nazionale, conosciuta da tanti. Una cosa, il vostro tavolo ha dei vini, degli oli. Vogliamo parlare un po' di questa ricchezza che pari a quella monumentale? Sì, sì, sicuramente il nostro territorio è ricco di prodotti enogastronomici. Abbiamo soprattutto il vino Falerno, è caratteristico del nostro territorio. Sono tante le cantine, e soprattutto gestite anche da giovani che stanno promuovendo questo vino, che vino degli antichi romani, che fino a qualche anno fa però non era così conosciuto. Abbiamo l'olio, e il nostro territorio è anche un territorio ricco di prodotti ortofrutticoli, quindi la melannurca, che è tipica del territorio, ma anche pesche, ciliegie, albicocche, che purtroppo dobbiamo aspettare ancora un po' per poterle degustare. Delegato al turismo vuol dire essere in prima persona su un avvenimento così importante. Sì, sicuramente ho curato il coordinamento di tutte quelle che sono le attività che sono messe a base di questo importante progetto, dove la candidatura alle giornate FAI è stata fatta e pianificata già tempo prima. Abbiamo avuto questo piacere, questo onore di essere scelti come amministrazione per guidare queste giornate FAI, e quindi praticamente ci stiamo mettendo tutto l'impegno possibile per portare a termine questa bellissima kermesse che da qui a poco arriverà nel nostro territorio. La chicca da dover visitare, proprio che è indispensabile. Allora, non voglio peccare di campanilismo, però Carinola è tutta bella. Non a caso Menna la decantava come la Pompei del 400. Sicuramente il valore storico di Santa Maria in Foro Claudio è importante, grazie anche ai tanti affreschi che ci sono, soprattutto quelli raffiguranti gli antichi mestieri. Quindi è qualcosa tutta da scoprire. Cosa vuol dire essere qui a Carinola e che prospettive abbiamo col FAI? Allora, dopo anni abbiamo deciso di venire qui a Carinola
e vogliamo senz'altro valorizzare il territorio. Noi siamo alla 32esima edizione delle giornate fai di primavera e i contenuti di queste giornate fai di primavera sono proprio valorizziamo il patrimonio culturale raccontandolo, ed è attraverso il racconto di questi bellissimi siti che abbiamo scelto a Carinola di avvicinare sempre più le persone a quelli che sono i beni architettonici, storici e artistici della nostra penisola. In particolar modo qui a Carinola, nelle giornate di 23 e 24 marzo, apriremo la cattedrale dedicata a San Bernardo, la chiesa dell'Annunziata, il palazzo Petrucci Novelli, palazzo Marzano e la basilica di Santa Maria in Foro Claudio. Avete trovato materiale che pochi conoscono? Sì. Nel senso, per l'importanza. Sì, abbiamo trovato ottimi riferimenti bibliografici per quanto riguarda la storia di Carinola, e in particolar modo ci teniamo a valorizzare il territorio con la nostra presenza e volendo candidare per il biennio Luoghi del Cuore 2024-2026 il Convento di San Francesco. Quindi portare il Convento di San Francesco, che è sito a Casanova di Carinola, una frazione vicina, all'attenzione nazionale. Il sindaco ha detto che insieme avete organizzato già tante cose belle per Carinola. Sì, in effetti stiamo collaborando quasi sempre con l'amministrazione del Comune di Carinola e non solo, ma anche con le associazioni presenti sul territorio, per fare in modo che il nostro territorio venga promosso nella sua interezza, sia dal punto di vista storico-culturale nonché enogastronomico, perché in effetti Carinola è ricca di tesori, spesso magari sconosciuti ai più, ed è anche per questo che abbiamo accolto con grande entusiasmo la scelta del FAI di venire qui a Carinola per il FAI di primavera del 23 e 24 prossimi, in modo da poter far conoscere a una platea molto più ampia le bellezze di Carinola, perché effettivamente sono degne di tale nome, sono bellezze e tesori spesso non conosciuti. Sono socia FAI da tanti anni e li seguo da sempre, praticamente, come sa molto bene Dante. E le giornate FAI di primavera sono appuntamento importante, come sapete, si svolgono in tutta Italia, quindi è un appuntamento veramente seguitissimo, perché io ho avuto riscontro anche nelle passate edizioni di questo successo che hanno veramente i soci FAI. Sono persone di grande buona volontà, sono molte volte sono architetti, come nel caso di Dante, ma sono anche molti docenti, per esempio, che quindi motivano molto anche i loro studenti. Hanno un riscontro queste giornate di grandissimo successo. Spesso, poi Dante me lo confermerà, insomma, si parla di migliaia di visitatori, quindi veramente è una cosa straordinaria. Caserta ormai è un appuntamento che nessuno vuole mancare, no, anche perché, poi lo spiegherà meglio Dante, immagino, si aprono siti che normalmente non sono aperti, quindi c'è la possibilità di vedere posti che normalmente non sono visitabili. Questa è la 32esima edizione, una 32esima edizione particolarissima almeno per me, perché si tiene qui a Carinola, dove, insomma, io sono legatissima a questo posto, essendo qui tutta la mia famiglia, eccetera eccetera, per cui sono particolarmente contenta che questa edizione la delegazione FAI di Caserta abbia scelto di farlo qui. Stamattina è stato presentato il programma anche a Napoli, quindi infatti Dante è qui, insomma, e a quest'ora è stata fatta la manifestazione, cioè la conferenza stampa, proprio per non accavallarsi con Napoli. I dettagli dell'organizzazione ovviamente li dirà Dante. Intanto passo la parola, credo, prima alla sindaca Giuseppina Di Biagio, che così credo, vero? Sì, gli auguri al sindaco. Ok, allora grazie a tutti per essere intervenuti. Allora, un ringraziamento particolare io lo voglio fare soprattutto e innanzitutto a Lidia, perché in realtà è stata lei che in occasione del premio Matilde Serao ha dato la possibilità
al dottor Specchia e agli altri rappresentanti del, del FAI di conoscere Carinola, e quindi diciamo è stata in quell'occasione a giugno del 2023 in cui si è dato avvio a questo percorso. Per me, come diciamo del resto per tutta l'amministrazione comunale che io rappresento, stiamo vivendo quasi, permettetemi la, la parola, un sogno, perché è il riconoscimento finalmente a livello diciamo nazionale della bellezza, delle bellezze storico-artistiche, culturali, agroalimentari, vinivinicole di Carinola. Perché non è un caso che Carinola viene chiamata la Pompei del 400. Ha un territorio meraviglioso che purtroppo fino ad oggi non ha avuto la giusta rilevanza e la giusta conoscenza. Quindi io credo che questo momento, queste due giornate del 23 e 24 siano un momento fondamentale, un giro di boa per Carinola. Io sono sempre stata convinta, fermamente convinta, che il turismo sia una vocazione a cui Carinola deve puntare, e deve puntare appunto su quelle che sono le sue bellezze. Tra i tanti, poi sicuramente il dottor Specchia sarà più dettagliato di me, tra i vari monumenti e bellezze ne sono stati scelti sei, quelli simbolo di Carinola, e che verranno appunto conosciuti al di là del nostro territorio, fuori confine. Quindi io ringrazio il FAI di aver scelto Carinola. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro i quali hanno partecipato con noi alla realizzazione di queste due giornate, perché dietro c'è un lavoro immane, quindi tutte le associazioni. Mi scusate se non sto qui a elencarle tutte, perché sono talmente tante che sicuramente qualcuna la dimenticherei, però ovviamente sopra le potrete leggere sui volantini, sui manifesti, insomma tutte le associazioni, tutte le organizzazioni, ma anche le singole persone che ci hanno, i singoli cittadini che ci hanno aiutato e che renderanno indimenticabili queste due giornate. Un ringraziamento speciale va ovviamente a tutta la mia amministrazione, perché è un lavoro di gruppo, è stato un grande lavoro di gruppo che abbiamo portato avanti nel corso delle ultime settimane. Non è stato semplice, ma io sono convinta che sarà un grande successo, una grande vetrina per Carinola. Grazie. L'attenzione sul tema del turismo, perché questo è un territorio che purtroppo è ancora poco conosciuto e quindi poco apprezzato, perché chi lo conosce in questo senso non la evita ma ci viene volentieri. Ci sono persone che, amiche di Caserta, che addirittura sono venute a abitare a Ventaroli, hanno ristrutturato casa e abitano nella zona di Ventaroli e si trovano benissimo. Sì, anche per esempio a Borgo Mavo, quindi sono delle zone che probabilmente sono più apprezzate da chi vive lontano e non da noi. Non ci rendiamo effettivamente conto del territorio meraviglioso. Delle potenzialità, anche perché poi c'è da dire, infatti io avevo proprio intenzione di scrivere il pezzo con questo incipit, basterebbe una piccola deviazione per le migliaia di macchine che vanno tra Gaeta, tutte quelle zone là, eccetera, cioè, per venire a vedere Carinola. Quindi è veramente, però bisogna sapere che esiste e che quindi ci sono queste bellezze incredibili che se fossero altrove, come diciamo sempre, avrebbero ben altra, come dire, visibilità e valorizzazione. Allora, la parola adesso al delegato FAI di Caserta e l'architetto Dante Specchia, che veramente si spende ormai da anni, devo dire, fa un lavoro incredibile, lo ha fatto in tutti questi anni per valorizzare il territorio, prima a Casertano, insomma, poi l'anno scorso pure si spinse un po' fuori Caserta, Mondragone finalmente è arrivato a Carinola. Allora, buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti, ringrazio la sindaca di Carinola per aver accettato questa nostra 32esima edizione, diciamo, di primavera. Ne parlavo da anni con Lidia, che è la nostra socia FAI. Uno
l'intento della delegazione da qualche anno è stato proprio quello, ecco, di attenzionare questa parte del territorio. La delegazione provinciale, negli anni passati ci siamo interessati, ecco, di Caserta città e dell'area suburbana vicino a Caserta. Poi abbiamo fatto la zona un po' del pedemontana, quindi abbiamo fatto Alife, abbiamo fatto San Potito San Litico, Piedimonte Matese, poi ci siamo spostati verso la Valle di Sessola. Dall'anno scorso, ecco, il nostro interesse è in quest'area. Abbiamo fatto Mondragone l'anno scorso nella Fiera di Primavera e quest'anno Carinola. Carinola che per noi è importantissima, insomma, al di là della Pompei del 400, ma anche per noi l'attenzione ai beni culturali non riguarda soltanto, ecco, i beni architettonici, storico-artistici, ma tutte le eccellenze del territorio, quindi anche l'enogastronomia e l'artigianato. La 32esima edizione delle giornate Fiere di Primavera ha come contenuto principale la valorizzazione del bene culturale attraverso il racconto. Quindi tuteliamo, valorizziamo i beni culturali raccontandoli. Ecco, da due giorni, del 23 e del 24 di marzo, sarà proprio quello di raccontare il territorio ai visitatori. Ogni anno noi abbiamo tantissimi visitatori che vengono anche da fuori provincia e da fuori regione, e attraverso il racconto degli apprendisti ciceroni, ragazzi quindi degli istituti superiori e anche dell'università, dall'anno scorso noi abbiamo stipulato una convenzione con il DIBEC, il Dipartimento di beni culturali, lettere e beni culturali della facoltà dell'Ateneo della Campania, Monte Virgilio Vitelli, per fare in modo che i visitatori possano, ecco, ricevere questo racconto. Questo racconto che poi dovrà essere reiterato per promuovere il territorio. Quest'anno quindi il centro del nostro giorno di primavera sarà Carinola. Carinola con la cattedrale dedicata a San Bernardo, il Palazzo Petrucci Novelli dove ci troviamo, Palazzo Marzano, la Chiesa dell'Annunziata, la Basilica di Santa Maria e il Foro Claudio. E poi abbiamo voluto porre un'attenzione particolare per quanto riguarda il convento di San Francesco, che è nella frazione di Casanova di Carinola. Noi come delegazione abbiamo lanciato una proposta che è stata recepita, quella di candidare alla prossima edizione dei Luoghi del Cuore, che è un'altra, voglio dire, attività a livello nazionale del FAI, del Fondo Ambiente Italiano, i Luoghi del Cuore. Le associazioni, una o più associazioni, possono candidare il Luogo del Cuore, metterlo in piattaforma a livello nazionale e farlo votare. Sono già circa 15 anni che ormai c'è questa attività nazionale dei Luoghi del Cuore. 12 anni fa candidammo Carditello, quando Carditello non era ancora un bene dello Stato, era un bene che era andato all'asta per questioni diverse da parte dell'ente pubblico che ne aveva la proprietà, e noi lo candidammo e riuscimmo, un po' con tutti i lavori delle associazioni, a far candidare Carditello al terzo posto a livello nazionale. Noi ci auguriamo che quest'anno, con la candidatura dei Luoghi del Cuore del Convento di San Francesco a Casanova di Carinola, si possa avere un risultato altrettanto interessante. Quindi sta a voi, a tutti quelli che abitano a Carinola, ma anche quelli che sono fuori dal territorio. Si può votare tranquillamente in tutta Italia, basta andare sul sito FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, e votare. L'importante è cercare di superare almeno il primo step, la prima fase, che si terrà da maggio a novembre, 5.000 voti. Se si superano i 5.000 voti si passa nella seconda fase, che sarà un po' articolata, e i presupposti
con l'istituto di credito di San Paolo, Banca Intesa San Paolo, poi finanzierà, almeno fino all'edizione scorsa, i primi tre vincitori. È un'occasione che penso non vogliate perdere, quindi forza, cercheremo di fare al limite verso maggio, quando ci sarà un po' il lancio ufficiale dei Lupi del Cuore, faremo anche un evento come delegazione, un evento serale pomeridiano sul convento, come per lanciare ufficialmente la candidatura e ovviamente invitare tutti a votarlo. Bene, un po' insomma i nostri siti, come vi dicevo, noi ci avvaliamo della collaborazione degli istituti scolastici, perché è un'altra attività che il FAI a livello nazionale ha con le scuole. Da anni noi collaboriamo con le scuole del territorio e quest'anno, per quanto riguarda la cattedrale di Carignola, l'attività dei Ciceroni sarà svolta dagli studenti universitari del Dilbeck. Per quanto riguarda Palazzo Bellucci Novelli, dove ci troviamo, saranno gli studenti dell'Istituto Ferraris Buccini di Marcianise, Palazzo Marzano e il Liceo del Gnocchi di Maddaloni. L'Annunziata sarà descritta da parte degli studenti dell'Istituto Salesiani Sacro Cuore di Maria di Caserta, la Basilica di Ventaroli di Santa Maria di Foro Grande a Ventaroli sarà descritta dal Dipartimento di IPEC dell'Uni Campania. Purtroppo Carignola non ha istituti superiori e quindi non abbiamo potuto affidare all'Istituto Comprensivo di Carignola, che però avrà tutta una serie di altri ruoli, quella di accoglienza, animazione nelle più ampie forme. E perché? Perché ovviamente insomma fare il ruolo di Cicerone non è una cosa semplice. L'utenza, i visitatori del FAI sono sempre molto esigenti e quindi è giusto rivolgersi agli studenti degli istituti superiori oppure dell'università. Per quanto riguarda sempre il giorno del FAI di primavera, la delegazione, oltre Carignola, apre due siti a Caserta. Noi abbiamo come delegazione una convenzione con la Polizia di Stato che abbiamo siglato lo scorso anno. Questo perché? Perché l'attuale sede della Polizia, della Scuola di Polizia di Stato di Caserta, è sede dell'ex Reale Vaccheria Borbonica, progettata da Vanvitelli nel 1700. E quindi l'anno scorso, in occasione dei 250 anni della morte di Vanvitelli, fu stipulata questa nostra convenzione. Quindi noi, sia in primavera che in autunno, come già le fa d'autunno ad ottobre, apriamo questo sito. E poi c'è un altro piccolo sito, sempre legato ai luoghi vanvitelliani, che è la chiesa di Sant'Elena, la chiesa di elezione di Luigi Vanvitelli, dove si è ultimato il restauro lo scorso novembre, che sarà aperta per la prima volta dopo 50 anni. Una piccola coda del Giorno dei Fari di Primavera è a Riardo. Perché Riardo? Il parco delle sorgenti Ferrarelle. Ferrarelle è partner del FAI a livello nazionale e quindi ogni anno c'è il nostro delegato, l'architetto Fabio Russo, che organizza per il sabato mattina soltanto le visite guidate lì al parco delle sorgenti di Ferrarelle. Purtroppo è un numero limitato, l'azienda non può concedere più di tanto, però in quelle tre ore circa, mi sembra, di visita, insomma, con delle prenotazioni si riuscirà. Ecco, è un altro pezzo di territorio che l'azienda Ferrarelle Benefit vuole far conoscere, in modo da, sempre nell'ottica della, diciamo, della valorizzazione. Noi ci crediamo molto in questa 32esima edizione, anche perché va un po' a coronamento di un percorso che noi stiamo facendo e quindi ci auguriamo che voi possiate diffondere, lo state già facendo da qualche settimana, ma questo è un po' il rush finale. Oggi si è tenuta, come diceva Lidia, alle 10 alla sede della Marina Militare di Napoli, che è sito da parte della delegazione di Napoli, la conferenza stampa regionale. Quindi da oggi ci sarà un po' la
forte diffusione su tutti i network, voglio dire nazionali e anche locali, per Legionario di Primavera. Facciamo quest'ultimo sforzo affinché sabato e domenica a Carinola, e non solo, un po' anche in questi mesi di casetta, possa arrivare quanta più gente possibile. Ho saputo che state organizzando tutto al meglio, con le eccellenze del territorio, c'è una bella organizzazione, e quindi speriamo anche che le condizioni meteorologiche ci aiutino affinché si possa visitare. I visitatori fari, devo dire la verità, anche con la pioggia vengono. Però ovviamente il bel tempo incita e aiuta maggiormente alla visita. Vi ringrazio tante. Grazie tante. Prima di chiedere se c'è qualche domanda o un paio di cose, intanto che le persone arriveranno sicuramente, perché intanto gli studenti molte volte sono accompagnati, o meglio seguiti, perché accompagnati sono i docenti, dai genitori, quindi insomma ci sarà un movimento già per questo. Poi è molto bella questa loro iniziativa di coinvolgere gli studenti in queste cose, perché gli studenti è l'unico modo per, come dire, salvaguardare veramente il territorio e il bene culturale. La conoscenza è fondamentale. Nel momento in cui questi ragazzi, che poi si appassionano a questa attività, conoscono il territorio, poi, come dire, lo rispettano. Quindi è una bellissima iniziativa questa di coinvolgere gli studenti, i ciceroni, diciamo così li chiamano. Poi volevo segnalare che la chiesetta di Sant'Elena, che prima Dante ha citato, che viene riaperta, è stata già riaperta per la verità qualche giorno fa, è una chicca a Caserta, perché è una piccola chiesa che era quella di riferimento dei Marmitelli, come diceva Dante, e dove c'era la famosa finestrella che poi si è trovato, Dante è stato il restauratore di questa chiesa, ha fatto un restauro fantastico, è una piccola chiesa, ripeto, però è un luogo marmitelliano, perché Marmitelli, che abitava, aveva una casa adiacente a questa chiesa, si era fatta costruire, o meglio, aprire una finestrella per seguire, lui che era una persona molto devota, le funzioni dalla sua casa, quando poi era, come dire, era malandato, perché lui era malato di gotta e quindi insomma non poteva muoversi granché, e quindi seguiva le funzioni da questa finestrella. Adesso questa chiesa è visitabile ed è proprio a ridosso della legge, proprio lì vicino, quindi se vi capita poi di passare per Casetta, non so se sì, attualmente ci sono dei frati francescani che stanno facendo attività ecclesiastica lì in chiesa, non ci sono gli orari precisi, però prevalentemente fine settimana, il pomeriggio, mattina è aperta, se vi trovate a Caserta in adiacenza alla Reggia, quindi voi potrete visitare questo sito molto interessante. Molto interessante, molto bello restaurato. Vabbè, lo dici tu, comunque è stato riconosciuto da tutti. E poi io devo ringraziare in particolare Dante per il convento di San Francesco, perché quello è uno dei siti che io gli avevo proposto tra i siti da visitare, e lui dopo aver fatto il sopralluogo mi disse che o si faceva Santa Maria in Foro Claudio o si faceva il convento di San Francesco, perché sono piuttosto decentrati quei ragazzi, non ci si poteva poi allargare tanto, però mi promise, cose che adesso ha ufficialmente. Ma noi abbiamo un'attenzione forte per il convento di San Francesco. No, e... ma anche perché io lo sento in modo particolare, perché il padre Giovanni mi aveva lasciato, devo dire, questa, come dire, quasi, insomma, mi disprezzò una volta che tornando da Gaeta ci incontrammo in un distributore di benzina che era sulla strada, appunto, e lui mi raggiunse lì perché mi diede del materiale per poter fare una pagina su questo convento. Lui teneva tanto a questo convento, quindi adesso che lui non c'è più, credo che insomma veramente sia da non lasciarlo andare, che è un luogo veramente incredibile. No, no, forse ci piace pensare che forse ci sia stata pure la sua scelta, no? In questa scelta da parte del FAI. No, e noi come amministrazione sul convento di San Francesco ci abbiamo tenuto fin dal primo momento, cioè nel senso che abbiamo compreso quelle che potevano essere le difficoltà logistiche di far spostare le persone da Carinola Centro su due luoghi differenti che sono Foro Claudio e San Francesco. Però dall'altra parte, colgo l'occasione per ringraziarlo, comunque da parte del FAI c'è stata immediatamente un'apertura. Ce n'è tante in quelle, quindi... Il nostro, come dire, faccio
San Francesco aveva bisogno di attenzione, sì, merita un'attenzione particolare. Ecco perché con il sindaco abbiamo deciso di dare questa particolare attenzione che ci sarà appunto da parte vostra dell'associazione del territorio candidarla per i luoghi del cuore. Guardate che dovete crederci, perché non è importante quello che c'è, cioè la bellezza del luogo, ma raccontare, ecco, ho detto in precedenza che questa edizione delle giornate fai di primavera, la 32esima, l'anno prossimo il fai compie 50 anni, è stata fondata nel 1975, dal 92 facciamo le giornate fai di primavera, e lo spirito del fai è quello di attenzionare i siti minori. Hanno vinto nelle edizioni passate, nelle edizioni del Luogo del Cuore, siti sconosciuti di più. Quindi voglio dire, non è che si candida il sito conosciuto e si è certi che sarà votato, è proprio il contrario, perché l'utenza fai va a premiare la specificità di quel luogo e dovete essere bravi voi a raccontarlo, perché quando presenterete poi le associazioni che saranno insieme a fare la candidatura, dovranno presentarlo non solo, ecco, come diceva il mio professore di restauro di Stefano, non dobbiamo raccontare le pietre, ma raccontiamo anche ciò che la vita che c'è stata all'interno, e quella può far, ecco, interessare, creare interesse da parte di chi poi dovrà votare. Anche perché quello è un luogo francescano, no? Ma è un francescano. Penso che da questo punto di vista su San Francesco avete scelto bene, perché c'è tutto una storia meravigliosa da raccontare e da far conoscere. E quindi cercate di legare. No, la sfida la accogliamo con entusiasmo e siamo sicuri che riusciremo, insomma, a raggiungere un buon obiettivo. Dovete sollecitare tutti i carinolesi in giro per l'Italia e per il mondo. Tanto internet, voglio dire, basta andare un invitate tutti coloro che sono in giro per il mondo, andate sul sito fai.meraviglia e votate. Infatti questa scelta credo che sia stata meno opportuna, piuttosto che quella che ti dicevo all'inizio del San Francesco, però forse questa è ancora meglio, perché questo fa arrivare il convento veramente oltre, non solo quelli che l'avrebbero visitato ma in tutto il mondo, quindi insomma avrà più possibilità ancora di essere conosciuto e di essere quindi valorizzato, perché gli interventi vanno fatti anche in modo sotto me è finita la situazione. No, un intervento in questo momento sul recupero del chiostro c'è. Le cose che non si usano e non si usano, è il problema. Poi è un luogo anche scelto per i concerti, voglio dire, è un luogo importante. Quindi speriamo bene anche per il convento di San Francesco. Allora adesso non so se ci sono domande così a Dante o alla sindaca per qualche curiosità. Ecco, qualsiasi cosa vogliate chiedere, siamo qui. Quello che dicevate mi sembra importante, pure quello che ti... No, è importante la valorizzazione del territorio attraverso le eccellenze enogastronomiche. Questa è la terra dell'Agel Falernus, quindi voglio dire... Anche perché la gente ormai si muove tantissimo per me. È ben rappresentata, vedo qui. Il connubio tra arte ma non solo, e cibo seguire il cibo. Io sì, assolutamente. Ci sono delle persone che fanno dei viaggi culinari. Sì, certo. Ma è solo per... Per esempio a Casetta io mi occupo di turismo per il giornale e io ho scoperto che ci sono persone che a Casetta per la pizza, cioè vengono da tutti da Pepe in Grani, ho saputo che proprio qualche sera fa, che dai, vengono persone dall'America, cioè vengono, capito? No, sono la Casetta, ultimamente sono delle persone da Catania, hanno preso lei, sono venute con la Pepe in Grani e sono tornate, cioè voglio dire, mi sembra un po' una follia, però insomma succede pure questo, quindi no, ci sono queste eccellenze importanti, la frutta, ma anche e soprattutto il vino, la mozzarella, il timparaggio, insomma, quindi c'è da offrire anche i beni materiali che sono, beh, i materiali per modo di dire, questi sono anche molto materiali, quindi pure puntare su questo tipo di, come dire, di attrazione sembra importante, ed è una cosa che fai, persegue da tempo, insomma. Sì.
non ci sono interventi, allora ci salutiamo e mi raccomando sabato e domenica tutti quanti, insomma vediamo di far venire più persone possibili. Grazie a tutti, grazie alla sindaca.